È noto che lo stato di immunoattivazione cronica e l'elevata e persistente espressione dell'interferon di tipo 1 contribuiscano significativamente alla progressione della malattia d'HIV. Analogamente, l'infezione da SARS-CoV-2 è stata associata ad un'alterazione dell'espressione dell'interferon alfa e dell'interferon beta e dei livelli di immunoattivazione delle cellule T. Pertanto, lo scopo di questo studio è stato quello di confrontare i livelli di espressione nei geni dell'interferon di tipo 1 e le frequenze dei linfociti CD4 e CD8 che esprimono i marker di immunoattivazione tra una paziente HIV positiva con infezione da SARS-CoV-2 e i valori medi osservati in donne HIV positive o sane di età paragonabile. Come mostrato nella figura, la polmonite severa associata all'infezione da SARS-CoV-2 riscontrata nella donna HIV positiva in trattamento con inibitori della proteasi si è risolta dopo 7 giorni di trattamento con idrossiclorochina. Per quanto riguarda i parametri immunologici, i dati sono riportati come differenza media relativa, dove X1 corrisponde al valore della variabile immunologica misurata nella paziente coinfetta, mentre X2 corrisponde ai valori misurati nelle pazienti HIV positive o sane. Come mostrato dai grafici, la paziente HIV positiva con infezione da SARS-CoV-2 aveva livelli di interferon alfa e interferon beta, come anche l'espressione dei marker di immunoattivazione delle cellule TCD4 e CD8, maggiori rispetto a quelli osservati nei donatori sani. Tuttavia, non sono state riscontrate differenze significative rispetto alla popolazione HIV positiva, suggerendo che l'infezione da SARS-CoV-2 non influenza negativamente l'espressione degli interferon di tipo 1 nei livelli di immunoattivazione periferici nei pazienti HIV positivi. Grazie per l'attenzione.